Io credo che, come è stato ribadito lunedì pomeriggio anche al Parlamento europeo nella presentazione e nelle conclusioni soprattutto, questa collaborazione, questo incontro delle istituzioni, in questo caso particolare del Ministero degli Affari Esteri, della cooperazione italiana con la società civile, in particolare con le donne africane, sia veramente l'occasione non solo di realizzare un progetto di educazione allo sviluppo, che credo fondamentale, importante, perché abbiamo bisogno di parlare alla comunità dell'importanza della cooperazione, ma di quella cooperazione vera, di contenuto, di quella cooperazione che le donne africane ci chiedevano anche a Bruxelles, di incontro con i politici, con le istituzioni, per parlare dei veri problemi quotidiani delle donne e della popolazione. Ed è un incontro importante, un'occasione anche importante, direi, per tutte le ONG, per tutto il mondo del volontariato e della cooperazione, per una riflessione, per un cammino di rilancio della nostra cooperazione, dell'importanza del costruire insieme. Vorrei ora leggervi il messaggio della ministra Mara Carfagna che ci ha fatto pervenire, perché purtroppo sapete che in questi giorni ci sono molti impegni, non solo istituzionali ma anche in Parlamento, e ieri sera a malincuore ci ha comunicato che non poteva essere qui questa mattina. Cari amici, ringrazio l'amico e collega Franco Frattini per aver promosso l'iniziativa di oggi, che ha il merito di accendere i riflettori sulla volontà di cambiamento delle donne africane e sul prezzo altissimo che troppo spesso sono chiamate a pagare per vedere rispettati i propri diritti. È un'iniziativa che deve trovare in ciascuno di noi un forte sostenitore ed un convinto promulgatore. Quando ho sentito parlare per la prima volta di questa campagna, ne ho subito compreso le potenzialità, perché non c'è niente di più vero. L'Africa cammina sulla forza delle donne. L'Italia lo sa bene, come sicuramente sapete il Ministero degli Esteri, in particolare la cooperazione allo sviluppo, ha un particolare occhio di riguardo nei confronti dell'Africa e delle sue donne. È presente nei settori della sanità, dell'educazione, dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare e della gestione delle acque, oltre che delle infrastrutture, nei quali gode di indiscussa reputazione ed apprezzamento da parte dei beneficiari. Questo è apprezzabile ed ammirevole. Personalmente posso dire che ogni volta che ho incontrato una donna proveniente dal continente africano ho imparato sempre qualcosa. Ho incontrato le donne del Mozambico, ad esempio, ed ho appreso da loro gli sforzi per creare case e famiglia, per ospitare le gestanti agli ultimi mesi di gravidanza vicino ai presidi ospedalieri, in modo da non dover percorrere chilometri per andare a partorire. Ho incontrato le donne del Gabon, con le quali ho parlato di mutilazioni genitali femminili, questo triste fenomeno che priva la donna del proprio diritto ad essere tale, umiliandola e rendendola schiava al volere degli uomini. Ho parlato con le donne del Kenya, che mi hanno raccontato del loro impegno nei campi agricoli, costituendo la maggioranza della forza lavoro e la spina dorsale dell'economia keniota. Ogni incontro aveva un unico comune denominatore: le donne africane sono le donne con lo sguardo più fiero, più dignitoso, più regale che abbia mai visto. Stiamo vivendo un periodo storico in cui le donne sono primo ministro, segretario di Stato, capi di intere nazioni, ma in altri parti del mondo ci sono ragazze che dovrebbero godere degli stessi diritti e dello stesso rispetto e che invece vengono uccise e infamate quando subiscono uno stupro, vengono sfigurate con l'acido se rifiutano un matrimonio combinato, vengono picchiate abitualmente all'interno della famiglia, vengono spesso sottoalimentate e sottoistruite. Io a questo scempio dico con forza basta. Le donne meritano rispetto e a qualsiasi latitudine. Ecco perché
Credo sia importante sostenere questo Nobel, non solo perché vittime di soprusi, ma perché rappresentano un mondo che deve cambiare. Da qui, oggi, inizia una marcia importante, una marcia simbolo, una marcia di pace, una marcia verso il nuovo. Camminiamo insieme alle donne del mondo. Grazie per l'attenzione, Mara Carfagna. Un ultimo messaggio di saluto ci è pervenuto dal Presidente del Senato, il Senatore Renato Schifani. Cari amici, vi ringrazio per l'invito alla conferenza di presentazione della campagna per l'assegnazione del premio Nobel per la pace alle donne africane, che si svolgerà a Roma il prossimo 25 maggio. Concomitanti impegni non mi consentono di essere presente, ma desidero esprimere il mio applauso sincero per la preziosa attività che le vostre associazioni svolgono per il continente africano, dedicandosi con passione a questa importante battaglia a sostegno delle donne. Nella ricorrenza della Giornata Mondiale dell'Africa, la vostra iniziativa assume un significato particolarmente simbolico. Sono profondamente convinto della necessità di mettere in atto con i paesi africani, anche in considerazione di una corretta politica europea dei flussi migratori e di accoglienza, una collaborazione più efficace, in grado di rafforzare lo sviluppo e combattere la povertà. Con l'auspicio che anche il mondo politico e istituzionale sappia rivolgersi con sempre maggiore attenzione a questi temi, auguro pieno successo all'iniziativa e invio a voi e a tutti gli intervenuti i miei cordiali saluti. Renato Schifani.